Grazie Presidente. Allora, io credo che sia chiaro a tutti che questo è un passaggio molto, molto delicato e noi stiamo per prenderci una responsabilità che, e lo facciamo con attenzione il lavoro che stiamo per fare. Devo dire che, però mi piace rispondere ad alcune affermazioni che sono state fatte in quest'Aula. Due consiglieri hanno parlato dell'attività del Movimento 5 Stelle quando stava all'opposizione, che puntava il dito contro le proroghe. Detto francamente, parlare di questa proroga rispetto a una proroga di un appalto dato a un privato come se fosse la stessa cosa mi sembra veramente una follia, perché questa è una società in house, per cui non è la stessa cosa. Non giocate, non scherzate, non scherziamo con i numeri, perché non è possibile questa cosa. Per cui lo sapete perfettamente, sono due cose perfettamente diverse. Per noi è importante cercare di limitare al massimo tutte le proroghe. Quelle che stiamo facendo sono quelle proprio che strettamente indispensabili, ma vogliamo, andando avanti nel tempo, di interrompere tutte le possibilità di proroghe, esattamente come sta facendo un ottimo lavoro nello sport. Si parla di un anno e mezzo, se avete aspettato un anno e mezzo per fare il concordato. Detto francamente, sì, per carità, noi siamo arrivati, abbiamo guardato un po' la situazione. Ci siamo resi conto dopo 6, 7, 8 mesi che la situazione era talmente grave che bisognava prendere delle decisioni, se vogliamo, anche importanti e drastiche, ce ne stiamo assumendo la responsabilità. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare per il concordato preventivo. Certo, i primi mesi abbiamo lavorato sotto banco, poi l'abbiamo reso pubblico. Di certo non abbiamo aspettato un anno e mezzo per capire qual è la situazione. Molti di voi avete detto che vi stupisce il fatto che manchi un piano industriale. Beh, detto francamente, visto che stiamo facendo una procedura di concordato preventivo e bisogna risanare tutti i debiti, che qualcuno ce l'avrà pure lasciati questi debiti, no? Beh, è così, è inutile che andiamo a ripetere, è così, non è. Qualcuno ce li ha lasciati, qualcuno ha lasciato la società nel disastro economico che l'abbiamo trovata. Ebbene, se abbiamo bisogno di risanare questa società con un concordato preventivo, abbiamo bisogno di più anni per ripianare i debiti che qualcuno ci ha lasciato, è ovvio che il piano industriale deve essere fatto su più anni. E allora questo atto è propedeutico al piano industriale. È normale che sia così, mi sembra che anche un bambino lo capirebbe. Certo, poi c'è anche chi magari urla che non sia in grado neanche di fare i turni in ATAC. Certo è che nel momento in cui siamo arrivati qualcuno non sapeva contare, perché gli orari con cui erano fatte le tabelle degli autobus erano fatti per 1525 autobus che dovevano uscire ogni giorno e in realtà ne uscivano a malapena 1000, per cui che qualcuno ci venga a contestare che non sia in grado di fare i turni mi sembra veramente un po' troppo. Ecco, io volevo fare queste precisazioni perché quest'atto che noi stiamo per votare è un atto importante. Da mesi stiamo lavorando assiduamente per il risanamento di ATAC. Questa cosa all'inizio forse i lavoratori avevano qualche perplessità, ma adesso stanno capendo che noi stiamo andando nella direzione giusta, giusta del risanamento, per cui noi votiamo con convinzione questo atto di portare il contratto a 4 anni. Grazie.